Sole e pioggia si alternano in piazza San Pietro, dove 35.000 aderenti al rinnovamento nello spirito abbracciano il Papa. L'incontro, preceduto da testimonianze e canti, si apre con una preghiera spontanea di Francesco, che invoca lo Spirito Santo per andare sulla strada dell'unità o di una diversità riconciliata. Nel suo lungo discorso ricorda che nella Chiesa l'unico insostituibile è lo Spirito e l'unico Signore è Gesù. Pertanto bisogna fare attenzione ai leader che diventano pavoni e non più servitori, perché cedono alla tentazione del demonio che li porta alla vanità, che li fa scivolare negli affari ed entra nei portafogli, porta d'entrata del diavolo. Tutti i servizi nella Chiesa, ricorda il Papa, è conveniente che abbiano una scadenza. Diverso è il discorso dei fondatori, che dallo Spirito hanno ricevuto un carisma particolare. L'invito è quello di creare legami di fiducia, cooperazione, relazioni artigianali per pregare insieme, primo passo sulla strada dell'unità. Il Papa ricorda l'ecumenismo del sangue ed esorta a lavorare insieme per i poveri e i bisognosi. Tutti noi abbiamo fatto queste divisioni nella storia, ma per tanti motivi, ma non buoni. Ma adesso, che è proprio il tempo che lo Spirito ci fa pensare che queste divisioni non vanno, che queste divisioni sono una controtestimonianza, dobbiamo fare del tutto per andare insieme. L'ecumenismo spirituale, l'ecumenismo della preghiera, l'ecumenismo del lavoro, ma della carità insieme, l'ecumenismo della lettura della Bibbia insieme, ma andare insieme verso l'unità.